Quello che io mi riprometto di ottenere è una cosa che a voi sembrerà impossibile. Infatti, io mi riprometto di dar corpo a Dio. Quando avevo 35 anni, mi ripromisi di dar corpo a Gesù. Ma oggi io intendo dar corpo a Dio Padre, ossia a quel ritorno della verità di Gesù che doveva ripresentarsi nella gloria di Dio Padre. Non stupitevi se io, presentando la mia persona, la candido per questa gloria. Essa non è la mia, non è del mio personaggio, ma è di chi mi realizza, di quel Dio di cui io sono il frutto intero, di tutta la creazione, di ogni mio respiro, di ogni parte della mia esistenza. Questo poeticamente è detto anche da molti cattolici quando cantano: tu sei la mia vita, altro io non ho. Ma se provate a dire ad un sacerdote, come è toccato a me, di dirgli una volta: io non so, so di essere Dio, e quindi è ancora più grave che io debbo ammettere di peccare. Poco mancò che non mi cacciasse dal confessionale, perché mi rimproverò di essere un apostata, ossia di avere rinnegato le basi stesse della mia fede. Ma invece, quando nel Decalogo il primo punto dice: io sono il Signore Dio tuo e non avrai altro Dio fuori che me, si afferma il creatore unico, unico signore della vita, dell'esistenza, di ogni cosa. E tutti noi siamo ridotti a personaggi, puri e semplici personaggi della sua opera. Quindi io mi riprometto di dar corpo a Dio, riproponendolo presente in questo mondo che sembra averlo estromesso, facendo notare che se appare che ogni forza espressa in termini oggettivi o soggettivi sia libera di intraprendere una guerra di predominio per la risultante, questa apparente libertà è solo il frutto, l'impressione uguale e contraria ad una verità che presenta ogni cosa attratta dall'unico centro di gravità, come un grande punto magnetico, quel Dio che riporta nella sua pura potenza, in cui tutto è in potenza, ogni cosa che sia supposta essere fuori di lui. Di conseguenza, se il vero verso del mondo è la costrizione reale verso l'unico punto centrale di ogni cosa, ma noi vediamo in modo uguale e contrario la fuga delle galassie, l'espansione, l'esplosione della luce che esce da ogni punto luce, beh, noi vedendo questo fenomeno lo vediamo libero e fuggire al dominio del centro, mentre invece è solo l'immagine uguale e contraria a quel magnetismo che è prepotentemente attratto verso il centro. Quindi io sto cercando di fare giustizia a Dio, di
di riproporre la sua verità assoluta. Egli, il suo punto di attrazione, porta tutta l'esistenza ad annullarsi, ad annichilirsi e a rientrare, tempo dopo tempo, nel puro esistere di ogni cosa in potenza, nella pura idea di Dio. Ma mentre accade questo, e questo è il vero, noi semplicemente vediamo quanto è uguale e contrario, ossia non il verso magnetico ma quello elettrico e centrifugo, mentre il magnetico è centripeto, cioè rivolto verso il centro, e ci sembra che noi in ogni momento, collocati in un punto, possiamo scegliere su quale punto di una ideale circonferenza di una sfera poterci spostare, mentre invece noi potremo ritornare solo da quel punto in cui eravamo e da cui siamo arretrati fino a questo punto di presente, per poi vedere il ritorno nuovamente in quel punto, nelle vie e nei versi uguali e contrari rispetto a quelli veramente in atto, che sono il magnetismo, che sono l'antimateria, ma che noi vediamo nel modo dell'elettricità e nel modo della massa materiale, che essendo contraria ed essendo uguale ci mostra il futuro, che invece è proprio quel passato da cui deriviamo. Per cui fare giustizia a Dio significa che mentre noi crediamo di andare verso un male e diciamo: dov'è Dio che ci lascia andare alla rovina? Perché non ci salva? Ebbene, ci sta salvando proprio da quel momento, perché la condizione finale verso cui noi crediamo di andare è quella iniziale da cui già ora stiamo venendo. Quindi Dio è un salvatore, ma si mostra assolutamente inattivo proprio per consentire a noi, che non siamo niente al di là di Lui, di avere l'impressione di una libera espansione della nostra creatività. Espansione che non esiste minimamente, esiste nel futuro solo sulla base di un futuro che è arretrato fino a questo presente, e poi lo vediamo ritornare esattamente lì da dove era venuto. Quindi io voglio fare giustizia a Dio e riproporre la verità di Dio, affermando che Egli è il Salvatore del mondo. Ma non è un Salvatore prepotente, è un Salvatore che si affida proprio allo spirito dell'uomo, perché il libero arbitrio vero concesso a ciascuno di noi è quello di giudicare, riscontrare la propria volontà in relazione a quello che ciascuno di noi vede compiersi per mano del suo personaggio. Noi possiamo condividere oppure possiamo prendere le distanze, e così facendo, mettendo come oggetto dell'osservazione la storia di una vita reale, sulla base reale possiamo fondare il nostro giusto e sacrosanto ideale del Dio relativo a questa croce che il Dio assoluto ha assunto in ciascuno di noi. Quindi io punto a che ogni figlio riproponga come suo obiettivo quello fondamentale di liberare quel padre che è in lui e che si è crocifisso per far esistere il figlio. Non è giusto, padre, io e te siamo una cosa sola, non debbo esistere solo io a danno tuo, viviamo insieme, viviamo uniti come una cosa sola.